base, ma vi lascerò anche un po' di informazioni che ci raccontano un po'. Medicine Sans Frontières oggi è presente con operazioni medie comunitarie in 70 paesi del mondo. Abbiamo incontrato il presidente Fico, lo abbiamo incontrato in un momento che non è un momento, come dire, banale per le organizzazioni non governative, in generale per chi fa solidarietà. Non lo è qui in Italia, ma non lo è in termini più generali anche in Europa. Basta pensare ad esempio alle misure prese in Ungheria non più tardi della settimana scorsa. Abbiamo letto di dichiarazioni da parte di esponenti politici che in qualche modo prefigurano la presentazione di un disegno di legge di norme analoghe a quelle di Orban. Certamente se questo accadesse sarebbe molto grave. Abbiamo trovato un interlocutore estremamente attento, in ascolto, e questo è per noi molto confortante. Avete avuto la sensazione che il presidente Fico in qualche maniera abbia preso delle distanze da quelle parole del ministro Salvini che vi ha definito vice scafisti? No, non siamo entrati nel merito dello specifico delle questioni degli ultimi giorni. L'unico caso specifico, l'unico evento specifico di cui abbiamo parlato è un evento positivo, ovvero una dichiarazione del presidente Fico qualche giorno fa, quando è nato un bambino a bordo di una nave dove opera Medicine Sans Frontières, e insomma, soprattutto abbiamo salvato la madre da un parto certamente molto difficile, e abbiamo apprezzato appunto in un contesto che non è un contesto facile quella presa di posizione del presidente, e lo abbiamo rappresentato. Il contratto, che è un oggetto nuovo nella dinamica politica italiana, ma poi quello che realmente conta dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle operazioni e quelle che saranno le misure prese nella realtà. Quindi man mano saremo molto attenti a queste misure. Laddove c'è bisogno di prendere una posizione esterna, non avremo nessun timore a farlo, ma aspettiamo di vedere i fatti. E lo aspettiamo, ci tengo a insistere, con un atteggiamento comunque di dialogo, di ascolto. Saremmo certamente contenti di poter incontrare il ministro dell'Interno, così come abbiamo incontrato il ministro dell'Interno precedente e quelli precedenti. Ci sono alcuni interlocutori a livello governativo che è normale che un'organizzazione come MSF incontri, e quindi certamente il ministro dell'Interno, visto alla luce dei progetti che noi abbiamo in Italia, il ministro dei trasporti avendo una responsabilità sulle attività di guardia costiera potrebbe essere un altro caso, certamente il ministro degli esteri, quindi evidentemente è, per noi è la normalità, e quindi è una normalità che vogliamo applicare anche a questa situazione, anche a questo nuovo governo.